Sdraiatevi, mettetevi comode, fate aderire per bene il corpo a terra. Prendi un respiro profondo, ancora uno. E un terzo. Dalla sommità del capo inizia a sentire tanti fiorellini colorati che iniziano ad entrare in te. Sono fiori di tutti i tipi, di tutti i colori. I petali sono vellutati, il profumo è inebriante. E al passaggio di questa dolce pioggia di fiori, tu ti rilassi completamente. Tutto il tuo volto è pieno dell'energia dei fiori in boccio. Le tue spalle si rilassano, alleggerendosi da tutte le tensioni accumulate. E i fiori di primavera iniziano a scorrere lungo le tue braccia, fino alla punta delle dita delle tue mani, da cui senti spuntare dei fiori. Tutto il tuo petto viene avvolto da questi delicatissimi fiori e dal loro profumo inebriante, che avvolge anche il tuo cuore, e tu lo ringrazi perché batte. Tutto il tuo busto si riempie di fiori e si rilassa, così come la tua schiena, il tuo ventre, i tuoi organi genitali, i tuoi glutei, e la cascata di fiori inizia a scorrere lungo le tue gambe, riempie le tue cosce, avvolge le tue ginocchia, scorre lungo i tuoi stinchi e poi riempie i tuoi piedi, dai quali nascono fiori. Sei completamente avvolta e inebriata da questi fiori, dolci e delicati, colorati, profumati, segno di rinascita e di primavera. Tu stessa ti stai trasformando in Core, la fanciulla, il volto di Persefone che a primavera ritorna sulla terra per dar vita alla primavera. Ti trovi in un campo dove ci sono fiori a perdita d'occhio, di tutti i tipi, di tutti i colori, dalle delicate margherite ai fiori colorati, gialli, rosa, celesti. Tutti i fiori sono in boccio e al tuo passaggio ulteriori ne nascono. Dalle tue mani sbocciano fiori che allegramente elargisci a tutta la terra intorno a te. Danzi per questo campo che diventa sempre più fiorito. Sei leggiadra come non mai. Sei libera. Sei fanciulla. Non hai pesi né responsabilità che gravano su di te. In questo momento sei una dea, fanciulla, giovane, che sta portando al mondo il suo mistero più prezioso, la rinascita. Sei libera da tutti i pesi dell'inverno. Sei libera da tutte le cattive abitudini, dall'ozio, dalla pigrizia, dal letargo invernale, che in quei mesi è giusto,
ma adesso hai bisogno di svegliarti, di rinascere. Per questo, camminando leggiadra come se danzassi, giungi ad una sorgente d'acqua limpidissima. Il paesaggio che si staglia davanti ai tuoi occhi è davvero incantevole. Questo specchio d'acqua è pieno di fiori profumati. Alcuni galleggiano e altri si riflettono. E tu non resisti ed entri nell'acqua. È acqua sorgiva, incontaminata. Inizi a nuotare tra i fiori. Se ne senti il bisogno, puoi bere quest'acqua così pura per lavarti anche dall'interno. Puoi immergere il capo e sentire la freschezza e il rinnovamento che l'acqua ti porta. Immergiti, nuota, sentiti completamente libera, senti che ti liberi da tutto il torpore invernale. Sei libera da tutte le debolezze, da tutti gli obiettivi non raggiunti. Hai una nuova opportunità, una nuova carica, una nuova energia. Stai rinascendo, proprio come la natura rinasce a nuova vita. E dopo la calma apparente dell'inverno, adesso, proprio come i fiori che scorrono felici in te, puoi sbocciare, bella, felice, serena, armonica. Senti dentro di te tutto il potere di Core, la dea fanciulla. Quando senti che è il momento, esci dall'acqua e noti che il tuo corpo ha una nuova luce. Una luce più vibrante, una luce nuova e che davanti a te ti attende un nuovo vestito fatto di fiori appena nati, proprio come rinata sei tu. Indossa il tuo abito meraviglioso e specchiati. Nella sorgente vedi la tua immagine e vediti bella come non mai, perché in te scorre il potere della dea. Sei meravigliosa, proprio come un fiore a primavera. Felice, bella, appagata, ti dirigi nuovamente nel campo fiorato, che al tuo passaggio continua a fiorire di fiore in fiore. Dalle tue mani puoi lanciare fiorellini profumati, è il tuo potere. Riempi tutto di tuoi fiori, elargiscili con generosità e abbondanza. Danza leggiadra, felice e spensierata. Dona i tuoi fiori al mondo. Porta la primavera nella tua vita. Felice, appagata
e rinata. Poco a poco ricominci a tornare nel tuo corpo fisico, nel qui e ora. Senti le belle energie della meditazione fondersi coi fiori che scorrono in te e vedi che all'altezza del tuo cuore un fiore in particolare sboccia. È il dono della Dea Primavera per te. Osserva che fiore è, che colore ha, se riesci a sentirne il profumo. Sappi che quel fiore è per te, è il simbolo della tua primavera. Poco a poco, dolcemente, inizia a muovere le mani e portale sul tuo cuore, a proteggere il tuo fiore personale. Potrai acquistarne freschi da tenere in casa, potrai prendere un'immagine e tenerla in un luogo ben visibile. Sappi, insomma, che questo fiore, con le sue meravigliose proprietà, ti guiderà in questo periodo di primavera. Dolcemente, poco a poco, incomincia a muovere anche le dita dei piedi. Le gambe. E se hai voglia di stringerti, abbracciarti, coccolarti, puoi farlo perché il tuo corpo è il tuo tempio, dentro cui oggi è stata celebrata la primavera. Sei rinata come dea fanciulla. Puoi tutto e sei bellissima, non dimenticarlo mai. Se vuoi, puoi ruotare sul lato destro in posizione fetale per lasciare che le belle energie della meditazione si assestino anche in questa posizione. Prenditi tutto il tempo che vuoi e solo quando sarai pronta puoi aprire gli occhi e tornare su, nel qui e ora.